Cari fratelli, l'imam oggi ha parlato per i sei criteri della buona vita. Cioè, ha parlato per conoscere la realtà del mondo, del vasto mondo dove viviamo, ricordare la morte e al di là. 3. Accontentarsi di ciò che Dio, gloria a Lui l'Altissimo, ci ha concesso, ha nutrito, ha sostenuto, ci ha dato. 4. Se sei afflitto, se sei nelle prove perpetue, sii paziente, sii pazienzioso, fai pazienza. 5. Non essere triste per il passato. E il sesto criterio per avere una buona vita, essere ottimista per il futuro. Cari fratelli, ci ha fatto ricordare nostro imam tanti versetti del Corano che Allah subhanahu wa ta'ala disse: vi metteremo in prova tutti, nella salute, nella ricchezza, i beni che avete, nel lavoro, nei figli, nella moglie, tutto nella vostra vita di basso mondo. Vi metteremo in prova, ma dargli la buona notizia a coloro che sono pazienziosi, che fanno pazienza, sabr, per amore di Allah subhanahu wa ta'ala. Ha detto Allah subhanahu wa ta'ala su suratu Alad: l'uomo, cioè essere umano, abbiamo creato l'uomo con stanchezza, con sofferenza e con debolezza. Ognuno di noi è così. Costruito un goccia di sperma e un goccia di sangue. Alhamdulillah, viene ognuno di noi così nella vita. Chi ha destinato di venire da queste due materie? Allah, gloria a Lui l'Altissimo. Ma non dobbiamo pensare alla nostra origine, di cosa siamo creati, che nella vita oggi alcuni si comportano arroganti confronto agli altri. Ma perché? Anche oggi, se fai meditare, cosa hai tutto il corpo? La bocca, saliva, e la catara, gli occhi, lacrime, tutto il corpo, sudore, e così via, eccetera. Cosa siamo? Siamo servi di Dio. Siamo creati e venuti in questo basso mondo per conoscere, obbedire e adorare Allah, nostro Signore, Signore dei mondi. Nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto: ricordatevi spesso il distruttore delle volutà. Cioè, ricordatevi spesso la morte, perché quando arriva la morte ti distrugge la salute e tutto. Ti arriva la malattia che non è incurabile. Allora cosa serve? Nostro profeta sallallahu alaihi wasallam ha detto: quando siamo bene in salute, bisogna avere timore in Dio, gloria a Lui l'Altissimo. Invece quando Allah subhanahu wa ta'ala, gloria a Lui l'Altissimo, ti manda la malattia, bisogna avere tanta speranza in Allah subhanahu wa ta'ala. (Clears throat)
Ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: sii soddisfatto di ciò che Dio ti ha assegnato e sarai il più ricco degli uomini del mondo se ti accontenti della salute che Allah ti ha dato. Alhamdulillah, ti basta, ti avanza. Ti accontenti che Allah ti ha dato questa moglie, questi figli, questo posto di lavoro e così via. Ti basta, ti avanza. Ha fatto ricordare tanti profeti. Yaqub alayhi salam si è messo in prova con suo figlio Yusuf alayhi salam e anche con perdita di vista. Yusuf alayhi salam, che è stato venduto per 5 dinari, diciamo, e ha sofferto tanto, ha accettato anche di andare in galera solo di avere timore di Allah subhanahu wa ta'ala, e alla fine Allah ci ha dato successo. Ha fatto ricordare Nuh alayhi salam, che ha chiamato suo figlio: mio figlio, vieni, salverai la tua vita, è il momento di salvare. Suo figlio ha detto: vado a salire su cima della montagna e guarderò cosa succede con lui. E Nuh ha chiamato: oh Signore, è mio figlio. E Allah subhanahu wa ta'ala ha detto: oh Nuh, è tuo figlio, ma non fa parte della tua famiglia perché lui è miscredente. Cari fratelli, parlando ancora, non vale la pena, ma il succo della khutba era questo, ma un ricordo che rimane tutti a noi. Noi frequentiamo le moschee sempre, alhamdulillah, grazie ad Allah subhanahu wa ta'ala, ma chiediamo sempre ad Allah di facilitare la nostra vita, nostra salute, nostro lavoro e qualsiasi condizione che ci troviamo. Ci mettiamo mano nella famiglia, nei figli, da quando sono piccoli, di portare nella moschea, frequentare i corsi per imparare il Corano, perché questo è esempio di Nuh alayhi salam con suo figlio. Ma io e voi avete dubbio in Nuh? Certamente no. Lui ha fatto il suo dovere, il suo compito come messaggero di Allah, che ha chiamato tutto il suo popolo, anche il suo figlio. Ma non vuol dire che lui era un profeta e il suo figlio era sviato. Questo è un buon esempio per noi. Dobbiamo leggere, ascoltare, ma imparare tante cose nei versetti del Corano. Quando il figlio di Nuh non ha voluto credere, immaginate i nostri figli, se non vengono da piccoli a frequentare le moschee, i corsi coranico per imparare la lettura del Corano. Wa jazakum Allahu khairan, inshallah. Che Allah ti ricompensa con il meglio, con il paradiso, inshallah.